Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Quel che sembra un fatto naturale che ben conoscono le mamme quando avvertono dentro di sé il bambino che si muove e scalpita, assume le sembianze di una danza e fa emergere una dimensione centrale dell'esistenza. La danza presso l'ebraismo, soprattutto nel contesto liturgico, era qualcosa di importante che ha accompagnato il popolo lungo tutto il corso della sua storia, al punto che non è possibile concepire la storia di Israele senza far riferimento alla danza. Noi che veniamo da un'epoca storica in cui abbiamo avvertito sempre con un certo sospetto la danza e il ballo, siamo costretti a riconoscere che nella cultura ebraica, al contrario, la danza era l'identità profonda del popolo, perché è quella che si rispolvera nei momenti più solenni, ma anche in quelli più quotidiani, nella gioia, ma anche nel dolore. Ma perché si danza? La danza anzitutto parla il linguaggio della bellezza, oltre la semplice verità e la pura giustizia. Ci vuole un colpo d'ala nella vita per reagire a brutture e stanchezze. Non basta denunciare, deplorare e non basta neanche parlare di giustizia, di bene comune, di virtù. Bisogna irradiare la bellezza e questa è data di sperimentarla proprio in questa forma della danza, che ci dice perciò di un'altra dimensione che è, direi, ancora più necessaria e di cui oggi in particolare si avverte la nostalgia. Perché, domandiamoci, il presepio ci incanta? Perché non è semplicemente un simbolo di identità religiosa o culturale, ma è piuttosto un'esperienza di bellezza e di armonia, dentro la quale si coglie qualcosa di essenziale che ci risveglia alla vita. Per questo il presepio è bello, perché nel gioco delle luci fa emergere come ai punti bui corrispondano dei punti di luce che ci fanno riscoprire la drammaticità e la bellezza dell'esistenza. Ecco perché si danza, perché l'uomo ha bisogno della bellezza come del pane. La danza poi svela un'altra cosa che oggi spesso è censurata, e cioè che l'uomo è uno spirito incarnato, è una carne spirituale in cui le due dimensioni non sono giustapposte, ma sono invece strettamente congiunte. La danza, che tanto ci colpisce e anche ci coinvolge, è un mix di corpo e di anima. Non è semplicemente un corpo che si muove in modo scomposto, seguendo gli impulsi dell'istinto. È qualcosa di più profondo che dice tensione, ricerca, armonia, fatica, autocontrollo. Perciò nella danza non c'è semplicemente un corpo, ma c'è un corpo spirituale che si rianima. E questo ci fa riscoprire il senso della fede cristiana, che non è un'altra religione accanto alle altre, ma è un modo di stare al mondo e di interpretarlo alla luce non della semplice piatta materialità, ma alla luce appunto di questo elemento ulteriore che svela l'anima profonda. E da ultimo, la danza in cerchio ci rimanda non a qualcosa di chiuso, ma piuttosto a qualcosa che ci fa convergere verso
un punto che è oltre noi stessi. La danza fatta insieme ci fa riscoprire che, pur essendo noi collocati in punti differenti, siamo però in realtà proiettati verso qualcosa che sta al centro e che ci attira e che in qualche modo ci orienta. E se ci pensiamo, è questo quello che significa il Natale, che è ormai alle porte. Il Natale non è tanto un ricordo nostalgico della nostra infanzia, non è un guardarsi indietro alla ricerca delle emozioni perdute, ma è piuttosto un lasciarsi sorprendere da ciò che sta avanti a noi. Non a caso la parola aramaica Maranatà, che ritma il tempo dell'Avvento, significa vieni, Signore Gesù, ma al contempo significa pure il Signore è venuto, perché in realtà Dio sta sempre avanti, non sta alle nostre spalle. Danzare è bello perché ci fa sperimentare la bellezza, perché ci fa ritrovare l'integrità dell'uomo, perché ci proietta oltre noi stessi. Da qui nasce la gioia del Natale, come fu per Giovanni il Battista, che appena avverte la voce di Maria sussulta nel grembo di Elisabetta.